Musicalmente insieme è il titolo di questa iniziativa, realizzata con il patrocinio del Municipio 5 di Milano. Ogni associazione, ogni musicista, cantante, artista ha dato un contributo video musicale al fine di creare un vero e proprio concerto virtuale. Ringrazio tutti per la generosità e la preziosa collaborazione. Questo evento, segno dei tempi, vuole essere una dichiarazione d'amore per la musica, l'arte e la cultura in generale. Un segnale concreto di positività e di speranza, ci auguriamo, verso una pronta e sicura ripresa dello spettacolo dal vivo. Grazie e buona visione. When you say, never in my world now, could there be ways to reveal in a phrase I will feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a way beyond our love, he really knows how to cry. And we'll go flying, honey bird, high in the sky up above, all because we're in love. Need a
1. Thank you.
Thank you.
could see. Nei timori di un rifugio di magie, spargo semi che mi appaiono segreti, come un fiume in piena trascina i suoi detriti. Hai forgiato un mondo di pallide bugie, di timori, di splendori ed alchimie. Partendo i giorni ogni respiro coglierò per abbracciarti nuovamente. Sogno e sognerò e proverò fino a quando io sarò. Sogno e sognerò e volerò in un cielo limpido. Un sentimento il più sincero sarò, un'attrice temeraria senza macchie, ipocrisie, che si trascina in un oceano di magnifiche follie. La luce del tuo viso è parte di un passato che non potrà mai essere del tutto abbandonato. Di ogni traccia il suo colore difenderò per dare un senso ad un futuro oppure no. Sogno e sognerò e proverò fino a quando io sarò. Nel silenzio infinito di un attimo sarò un'attrice temeraria senza macchie, ipocrisie, che si trascina in un oceano di magnifiche follie. Sfugge senza limiti eteri di paure e melodie, e libero la mia mente, 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 senza più timori ed anarchia, negli attimi confusi di nuovi versi di poesia.
looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Do, 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 do. Salve, sono Valeria Borgognoni, direttore del coro Sparkling Water. Al coro e a me mancano tantissimo le attività legate alle prove, alle concerti, al vedersi semplicemente, a ritrovarsi una sera alla settimana, sicuramente. Appena la situazione lo permetterà e potremo riprendere in sicurezza per il pubblico, chiaramente, ma anche per noi, perché il coro è un gruppo di persone che canta stando assieme, vicino, avremo il piacere di ritornare a collaborare con il Municipio 5 di Milano. Nel frattempo non ci resta che creare nuovo repertorio, studiando a casa separatamente, ma anche online. Quindi, a presto! Track 29, boy, you can give me a shine. Can you afford to board a trip and look at you? I got my fare in just a trifle to spare. You lit the Pennsylvania station by the corner to fall. Read a magazine and then you bound it. Blowing into the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shove in the pudding, got a kick rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a third party at the station. Satin and lace, I used to put funny face. She's gonna cry until I tell her that I never wrong. So Chattanooga, choo-choo, won't you choo-choo me on? Do them they should ever be better than them, they been they don't they about the bye. Should ever be better by. Dim dam the day by the day, dim day by the day by the day, by the day by the day, to never be by the day, yet at the day by the day. Ciao a tutti, sono Daniele Stefani e volevo ringraziare il Municipio 5 e l'Associazione Il Clavicembalo Verde per questa bellissima iniziativa Musicalmente Insieme.
È bello quando le arti si uniscono, quando i generi musicali si uniscono, soprattutto in un momento come questo. Volevo lasciarvi un pensiero, una riflessione. L'Italia in questi mesi ha vissuto, come il mondo intero, sicuramente un periodo che difficilmente dimenticheremo. Un periodo difficile, 2 mesi di lockdown e qualche settimana di piccole ripartenze un po' alla volta. È stata dura, però sembrerebbe che piano piano la ripartenza si stia concretizzando, seppur con i dovuti tempi e ovviamente la pazienza necessaria per affrontare una situazione di emergenza come quella che abbiamo vissuto. Ecco, in questi mesi la rete e il mondo digitale sicuramente hanno aiutato alcune persone a continuare a lavorare in smart working, altre a comunicare, quasi tutte, con le proprie famiglie che non potevano essere raggiunte fisicamente e che ci sono mancate moltissimo. Per noi artisti è stato un privilegio, sì, dico un privilegio perché per me lo è stato poter continuare a comunicare con il mio pubblico e con i miei fan che in qualche modo mi dicevano che gli facevo compagnia, ma in realtà anche loro la facevano a me. È stato un momento importante dove abbiamo riscoperto, grazie alla rete, arte in generale, quindi cinema, letteratura, musica, abbiamo ascoltato tanta musica. Abbiamo in qualche modo conosciuto una parte del web che probabilmente non avremmo conosciuto in una situazione diversa. Però nelle prime settimane l'Italia ha cantato, quasi come spirito di reazione fortissimo ad un momento di grande tristezza e di grande preoccupazione. Ecco, questo è il nostro popolo, è quello che in qualche modo riesce a trovare, come dire, la forza di reagire anche di fronte a una tragedia come quella che stavamo vivendo in tutto il mondo. Le norme di sicurezza dal 15 giugno sembrerebbe che permettano di ricominciare a fare eventi, seppur contingentati, con gli ingressi, con la capienza limitata, da 200 al chiuso a 1000 all'aperto, distanziamento, mascherine, tutte le norme di sicurezza necessarie per far sì che la nostra salute sia in primo piano sempre. Ma sicuramente a me è mancato moltissimo il poter vivere dei momenti veri, di live, di scambi di sguardi, di emozioni, perché è quello che si crea in un concerto o comunque in un evento culturale live con la gente di fronte a te, e mi è mancato tantissimo guardarci negli occhi. Ecco, io spero che questo possa essere un nuovo inizio, ne sono certo e sono fiducioso. Un passo alla volta, con fiducia, ricominciamo a fare cultura insieme, ricominciamo ad andare nei posti belli che il nostro paese ci offre, perché ne abbiamo veramente tanti. Quindi ringrazio davvero di nuovo il Municipio 5 e il Clavicembalo Verde perché questa iniziativa possa essere il motore per una nuova era di cultura insieme. Lo faccio con un piccolo saluto musicale, proprio perché 2 anni fa ho scritto una canzone che si chiama Italiani, dedicata al nostro popolo, e c'è una parte del ritornello che vi canticchio che secondo me può essere un po' l'emblema della forza del nostro popolo italiano. Siamo italiani sognatori, spinti dalla curiosità. Abbiamo 1000 strade e 1000 vite. Ci piace ridere, ci piace vivere.